Bene, questa sera, Dio piacendo, parleremo un po' dell'ultima delle conseguenze del peccato originale, dell'ultima delle conseguenze dell'assenza del peccato originale in Maria, cioè dell'Immacolato Concepimento. Stavamo, quando abbiamo fatto l'ultima catechesi, trattando appunto le conseguenze dell'Immacolato Concepimento, quello che abbiamo già visto nelle puntate precedenti di questa serie, quindi basta vedere i podcast, i video precedenti della playlist. Sono l'uso anticipato della ragione che ebbe Maria Santissima fin dal concepimento e l'immunità dal fomite della concupiscenza, che non è poca cosa. L'ultima grande grazia dipendente dall'Immacolato Concepimento fu l'immunità da qualsiasi ombra di peccato attuale, perché il fomite della concupiscenza, tecnicamente parlando, teologicamente parlando, a differenza di quello che pensava Martin Lutero, non è in sé un peccato, è una inclinazione al male. La Madonna non l'aveva, ecco, ma di per sé il fomite non è un peccato. Invece il peccato è un'altra cosa, cioè quando la volontà aderisce, consente o addirittura sceglie qualche cosa di contrario alla legge di Dio. Certo, il fomite del peccato è una tentazione continua, è un nemico interno, è una cosa che ci costringe continuamente a lottare perché sta dentro di noi, però fino a quando non c'è un consenso, per noi comuni mortali, diciamo così, il fomite rappresenta un banco di prova e un'occasione anche per crescere nella virtù e per meditare. La Madonna non aveva il fomite e quindi non aveva questo gap che abbiamo noi, ma non aveva nemmeno qualunque ombra di peccato o di imperfezione, anche minima. Leggiamo adesso il nostro autore in questa sezione e avremo anche la grazia di poterci beare in più di qualche passaggio tratto direttamente dagli scritti. Intimamente connessi con il fomite della concupiscenza sono anche i peccati veniali, semideliberati, cioè le imperfezioni morali, i movimenti disordinati della concupiscenza, per il semplice fatto che se si possono evitare i singoli movimenti disordinati, non si possono evitare tutti in globo, ciò a causa della suddetta corruzione. Non ce la possiamo fare, purtroppo. Noi stiamo continuamente come su un campo di battaglia, scriveva San Tommaso d'Aquino. Qualche colpo singolo lo possiamo parare, ma stiamo sotto una gragnola di colpi in continuazione. È impossibile. Mi ricordo bene Sant'Alfonso Maria dei Liguori, nei suoi devoti schemi di esame di coscienza, questa è una reminiscenza di letture che risalgono ormai 20 anni fa, distingueva tra i peccati veniali evitabili e i peccati veniali inevitabili. Per esempio, la cosa più classica, le distrazioni nella preghiera. È impossibile. Noi possiamo evitare, con un bel po' di sforzo in certi momenti, le distrazioni volontarie nella preghiera, ma quelle involontarie non possiamo. Cioè, oppure i moti continui che ci vengono, i primi moti di una montagna di passioni, i primi moti dell'invidia, i primi moti della superbia, i primi moti dell'ira. Dovremmo essere guariti completamente, ecco, ma questo purtroppo il battesimo non ce lo toglie. Ecco. Se fossimo stati immacolati come erano i nostri progenitori e come era la Madonna, queste cose non le avremmo conosciute. Allora, la Vergine immune dal fomite della concupiscenza, sempre piena di grazia, evitò tutte singole le imperfezioni morali. Questa disse già profeticamente suo padre prima che ella nascesse: non peccherà mai contro il Signore. E a lui darà il suo canto. Vorrei fermarmi a questo proposito. E noi, poveri comuni mortali, ma che dobbiamo fare? Allora, sarebbe una cosa molto bella, io questo lo dico, è anche un dono da impetrare al Signore, perché la nostra condizione misera, che purtroppo ci porta proprio ad essere strutturalmente peccatori, evidentemente in un senso, in questo senso, Io apro un'altra parentesi nella parentesi.
Cioè, quando si dice noi siamo peccatori, è una grande verità. Però anche su questa espressione, da certe parti, in certi ambienti, bisogna fare un pochino di attenzione, perché noi sempre dobbiamo fare attenzione sia al linguaggio, sia all'uso che si fa di certe affermazioni. Siamo peccatori, significa questo che ci siamo detti, cioè io per quanto posso provarcela, posso mettercela tutta, posso avere tutte le attenzioni che voglio, tutta la buona volontà di questo mondo, metterci tutto l'impegno possibile e immaginabile. Per chi conosce la Divina Volontà, ricorrere anche all'unione con la Divina Volontà, inventarsi qualcosa, ma non ce la facciamo, non ce la facciamo ad essere perfettissimi in tutto, non ce la facciamo. Allora, in questo senso siamo tutti peccatori e lo spirito di penitenza, proprio autenticamente, genuinamente cristiano, che alcuni grandi santi hanno vissuto, possiamo chiederlo al Signore. Io raccomanderei di chiederlo, perché beati gli afflitti, perché saranno consolati, la beatitudine è di piangere su questa nostra condizione, piangere almeno nel cuore, dire quanto mi dispiace, Signore mio. Cioè, io vorrei, ma non per fare il perfettino, o per fare il perfetto, o per vantarmi, perché di questo proprio spero che a nessuno di noi ce ne importi meno che nulla, perché cioè dinanzi alla perfezione di Dio, dinanzi alla perfezione di Dio, anche la Madonna è nulla dinanzi alla perfezione di Dio, e non si offende la Madonna, perché cioè, si tratta di grandezze incommensurabili, no? Ma anche la Madonna, che era così perfettissima, e stava sempre nella Valle Santa della sua umiltà, no? Quindi non è per noi, sarebbe per dare la massima gloria possibile a Dio, per non dargli neanche un minimo dispiacere. Cioè, è bello chiedere al Signore: fammi addolorare anche purtroppo di tutti quanti i dispiaceri che ti do quando non me ne accorgo, quando te li do senza che ne sono consapevole, oppure quando purtroppo al termine della giornata dico oggi che ho ricombinato, oggi che è successo. E questa è fonte anzitutto di mortificazione per noi, no? E dobbiamo viverla questa mortificazione, perché questa è la penitenza cristiana. C'è una bellissima preghiera nel giorno della festa di San Luigi Gonzaga, dice: se non possiamo essere simili nella purezza, prega la Chiesa che possiamo almeno essere simili allo spirito della penitenza. Noi non possiamo seguire la Madonna purtroppo in questo. Noi possiamo contemplarla, ammirarla, possiamo rallegrarci, possiamo dire al Signore: guarda, lei almeno una l'hai vista, come dovremmo, come saremmo dovuti essere tutti quanti noi. E noi non ce la facciamo, come facciamo, Signore mio? Però addolorarci di non essere come lei è possibile? Mio modesto parere, non solo se è possibile, sarebbe raccomandabile. Il confessore di Santa Gemma, dopo che era morto, racconta che Santa Gemma andava a confessarsi una volta a settimana, tutte imperfezioni involontarie, quindi imperfezioni morali semideliberate, quindi di quelle di cui ho appena parlato in Roschini, ma lo faceva in lacrime. E non erano le lacrime di una persona, cioè come le persone che sono scrupolose, o come le persone che si flagellano, che si raschiano, che non accettano di essere peccatori o che disperano della Divina Misericordia. No, sono le lacrime belle, sono le lacrime di Dio: Signore mio, ma mi dispiace tanto, ma proprio, mi dispiace proprio tanto. Ma che ci posso fare? Lacrime simili a queste noi piangiamo quando vediamo, perché purtroppo questa esperienza della nostra impotenza, della nostra miseria. Guardate che questa vita terrena è un po' tristarella, perché dentro di noi, se ci mettiamo a guardare, siamo un cumulo di imperfezioni. L'offertorio antico recitava: pro in non mirabilibus peccatis et offensiones negligentiis meis. A me fa tanta devozione per le innumerevoli, per gli innumerevoli peccati, negligenze e mancanze mie. Lo diceva il sacerdote al Signore: innumerevoli, cioè, sono più dei capelli del mio capo, ma non del mio capo, dove i capelli ce ne stanno tanti. Sono più innumerevoli dei capelli del capo
delle donne, beati loro che hanno sempre tanti capelli che non sanno dove metterseli e non fanno un po' di carità verso i poveri bisognosi, perdonatemi la battuta, no? Quindi dentro di noi c'è questo scenario. Oh, poi non parliamo di fuori di noi, quando vediamo incalzare il male, quando vediamo le situazioni brutte, quando vediamo le situazioni di morte, le situazioni più grandi di noi, i grandi problemi sociali, politici, economici, ecclesiali, che ce possiamo fare? Rivediamo. Come diceva il Coelet, chi aumenta il sapere aumenta il dolore. Delle volte viene la voglia di fare come il santo curato d'Ars, di andare in qualche monastero a piangere i propri peccati, questi che abbiamo visto prima, e almeno evitare di affliggersi per le altre cose, insomma, che accadono e che non possono lasciare indifferenti, lasciano nel dolore, ma dopodiché, dopo che ti hanno lasciato nel dolore, tu dici: che ci posso fare, Signore mio? Te offro sto dolore, e che ci posso fare più di questo? Quante sono le situazioni, nel piccolo come nel grande, no? Ci abbiamo questa miseria strutturale. È dura, ragazzi, amici carissimi. Cioè, io a volte, come dire, ne soffro perché il desiderio di fare qualche cosa di bene, di mettere qualche pezza dentro o fuori di noi, ci verrebbe, ma che facciamo? Se qualcuno c'ha qualche ricetta, mi contatti tramite email, ma è difficile trovare le ricette. Almeno io, a quasi metà del cammin di nostra vita, non le ho trovate. La ricetta è confidare nel Signore, cercare di dare del nostro meglio e andare avanti come possiamo, al meglio che possiamo, presentando poi al Signore il nulla che siamo. Però ecco, questa, cioè, alimentare in questo senso, questo spirito di penitenza è importantissimo, perché è importante, rimanendo sempre nella gioia. Gesù dice: beati gli afflitti. Quindi queste lacrime sante non sono le lacrime che ci portano alla depressione, eh? Non sono le lacrime che ci portano a stare sempre col muso lungo o alla disperazione. Queste non sono lacrime che vengono da Dio, sono lacrime di dolore profondo che saranno consolate. Cioè, il Signore ti darà la consolazione, ma a m'azzardo nel dire, azzardo proprio di brutto stasera, che forse queste lacrime, un po' di consolazione, la danno anche al nostro Signore. Noi purtroppo immacolati non ci siamo, purtroppo. E non siamo come lui, non abbiamo il potere di... Quello che possiamo fare è pregare, pregare, pregare. Ecco perché Gesù dice: pregate senza stancarsi, perché lui può darci una mano nelle nostre miserie e lui può darci una mano in ciò che sta fuori di noi e su cui i nostri margini di azione sono molto, molto, molto limitati, molto ristretti. Ripeto, nel piccolo come nel grande, io vedo una persona davanti a me, io da parroco, vedo un fedele che non mette mai piede in chiesa, che proprio non gliene importa, non gliene può importare di meno, dicono a Roma. Che ce faccio io? Cioè, tu ti avvicini le cose, di proprio questo proprio a zero assoluto. Cioè, gli annunci di nostro Signore, ma non ci stanno neanche le condizioni di base, capito? Cioè, perché per annunciarlo ci deve essere proprio un minimo, no? Zero assoluto, che te posso fare? Te posso provare a volere un po' del bene e pregare per te. Ti posso dire: guarda che io ci sto sempre, la chiesa è aperta, la canonica è aperta, se hai bisogno di me, ogni tanto ti vengo a trovare. E poi prego, e poi che faccio? Cioè, se qualcuno c'ha qualche ricetta, mi facesse una mail che mi insegna a fare meglio anche il parroco. Questo è un esempio sciocco, no? Poi ci sono i problemi più grossi, quelli che ci sovrastano, e che possiamo fare? Ecco, rallegriamoci. Lei non ha mai peccato contro il Signore, lei non ha dato dolore a Dio, mai. A Dio ha dato soltanto il suo canto. È una piccola consolazione, grande consolazione, diciamo, è meglio. A differenza di tutti gli altri, riprendo la lettura, ella ha trascorso tutta la sua vita sulla terra con l'anima sempre spaziante nel cielo. L'unica dei figli dell'uomo che sia sempre stata perfetta. Ecco, come sarebbe bello, eh? Ma non per noi, d'accordo? Cioè,
non per noi, sarebbe bello per dare gloria a Dio, sempre stata perfetta. Ella rimase unita a Dio e Dio a lei in un abbraccio d'amore che ebbe coronamento in cielo. Noi, anche quelli che ci provano, quelli che aspirano alla santità, aspirare alla santità non è un atto di superbia, oserei dire è un atto quasi doveroso, siamo tutti quanti chiamati alla santità, per cui il Signore si aspetta che tutti i suoi figli aspirino alla santità. Però chi ci riesce a stare? In un abbraccio d'amore continuo, sempre uniti a Dio e sempre col cuore in cielo. Già che ci avessimo il desiderio profondo nel cuore che questo fosse, sarebbe già una grande cosa, ma che questo sia tradotto in atto, non ce lo possiamo dare da noi stessi, non lo raggiungiamo con la grazia ordinaria, ci serve che il Signore ci metta le mani Lui. Io non voglio fare adesso interferenze, insomma, concorrenza a Maria Valtorta, che conosce il dono della Divina Volontà. La Divina Volontà farà tutto, perché se la Divina Volontà verrà a regnare in noi, ci libererà da tutte quante queste miserie, e se regnerà nel mondo, risolverà tutti quanti i problemi che adesso non c'è modo di poterli risolvere. E che anzi peggiorano giorno dopo giorno, ahimè. Rimase unita a Dio e Dio a lei in un abbraccio d'amore che ebbe coronamento in cielo. E perciò fu la più santa di quante creature abbia avuto la terra, fu la santa dei santi. Dio, dice Gesù nel dettato di apertura dell'opera, per manifestarsi agli uomini nella forma nuova e completa che inizia l'era della redenzione, non scelse al suo trono un astro del cielo, non la reggia di un potente, non volle neppure le ali degli angeli per base al suo piede, volle un seno senza macchie. Anche Eva era stata creata senza macchie, ma spontaneamente volle corrompersi. Maria, vissuta in un mondo corrotto, a differenza di Eva invece era in un mondo puro, non volle ledere il suo candore neppure con un pensiero volto al peccato. Conobbe che il peccato esiste, ne vide i volti diversi e orribili. Attenzione a queste parole: tutti li vide, anche il più orrendo, il deicidio. Ma li conobbe per espiarli e per essere in eterno colei che ha pietà dei peccatori e prega per la loro redenzione. Qui c'è anche un'altra grande differenza tra noi e Maria, attenzione, perché qui Maria manifesta la sua similitudine con Dio per la pienezza di grazia. Per noi, cioè, come dire, quale fu la tentazione del diavolo ad Eva? Ah, se mangerai quel frutto conoscerai il bene e il male. Per quanto riguarda noi esseri umani, il male noi non lo possiamo conoscere in maniera: ma lo voglio conoscere e poi tanto lo gestisco. Eh no, figlio mio. La Madonna ha potuto conoscere che il peccato esiste, conoscerli e riconoscerli, quindi poterli guardare in faccia. Noi certe cose è meglio che non le conosciamo proprio. Faccio un esempio proprio stupido, no? Pensiamo a un San Luigi Gonzaga, l'ho citato prima, no? San Luigi Gonzaga non sapeva che cosa fosse il porcilaio, per esempio, del nudismo o del sesso sfrenato. Non lo sapeva. Non lo conosceva. Come vengono violate, specialmente oggi, tante coscienze anche degli innocenti e dei bambini? Basta che gli metti davanti qualche cosa di pornografico. Gli passa davanti alla vista, quelle immagini sono così violente che ti sconvolgono, e attraverso questa cosa, vi parlo da sacerdote, so quello che dico, sapeste quante anime si vanno a strarovinare per una vita, attraverso questa cosa, aver conosciuto purtroppo
a volte accidentalmente, a volte per curiosità, a volte per contatto con un ambiente già corrotto, addio. Noi non possiamo conoscere questa roba, per questo che dobbiamo stare attenti. Noi dobbiamo fuggire le occasioni di peccato, noi non possiamo, come dire, spaziare, dobbiamo proteggerci in parte. Possiamo andare a prendere di tutto e di tutti. Chi te l'ha detto che tu entri in questi campi di minati e poi ne esci puro? Sei come la Madonna. E la Madonna ne esce puro perché, cioè, capiamo, no? Dio i peccati li vede e li conosce tutti. D'accordo? Dio, tutte quante le schifezze che si fanno nel mondo, immaginate quante possono essere. Prendiamo appunto la cosa più opprobriosa, che è la lussuria, che è l'impurità, è sotto gli occhi di Dio, lui li vede tutti quelli, i più aberranti peccati su questa materia, tutti li vede. Ma che cosa gli fanno a lui? Niente. Niente. Noi non potremmo vedere tutto quanto questo mare di lerciume rimanendo indifferenti, ma perché noi non siamo come Dio. Diventerete come Dio conoscendo il bene e il male. Non ha fatto, perché Dio può conoscere tranquillamente il bene e il male, e a lui non gli va né caldo né freddo il fatto di poter conoscere a livello teorico o anche vedendolo nella sua infinita onniscienza il male. A noi sì, però. A lui no, ma a noi sì. A lui no, ma a noi sì. Alla Madonna no, ma a noi sì. Ecco, al commento della visione della purificazione di Anna e dell'offerta di Maria, Gesù dice alla veggente: l'offerta di Maria. Ecco la perfetta fanciulla dal cuore di colomba semplice e puro. Ecco quella che anni e contatti di mondo non inselvatichiscono in una barbarie di spirito corrotto, tortuoso, bugiardo, perché ella non lo vuole. La potenza della volontà di Maria fusa con la volontà di Dio. Tu che la vedi, dimmi. Il suo sguardo di infante è molto diverso da quello che vedesti ai piedi della croce, o nel giubilo della Pentecosta, o nell'ora che le palpebre scesero sul suo occhio di gazzella per l'ultimo sonno. No. Qui è lo sguardo stupito dell'infante, poi sarà quello stupito e verecondo dell'Annunciata, poi quello beato della madre di Betlemme, poi quello adorante della mia prima sublime discepola, poi quello straziato della torturata del Golgota. Poi il radioso sguardo della risurrezione e Pentecoste, poi quello velato dall'estatico sonno dell'ultima visione. Ma sia che si apra alle prime viste, sia che si chiuda stanco sull'ultima luce, dopo tanto aver visto, di gaudio e di orrore. L'occhio è il sereno, puro, placido lembo di cielo che splende sempre uguale sotto la fronte di Maria. Ira, menzogna, superbia, lussuria, odio, curiosità, non lo sporcano mai delle loro nubi fumose. È l'occhio che guarda Dio con amore, sia che pianga o rida, e che per amore di Dio carezza e perdona e tutto sopporta. E dall'amore per il suo Dio è fatto inattaccabile agli assalti del male. Che tante volte si serve dell'occhio, attenzione, per penetrare nel cuore. Parole di Gesù nel Vangelo. La lucerna del corpo è l'occhio. Se il tuo occhio sarà nella luce, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tua tenebra? Io tante volte mi avrete sentito dire che chi mi conosce un po', insomma, chi ha sentito qualche intervento fra i molti, troppi forse, che stanno in giro, parlare degli occhi. Gli occhi di una persona parlano. L'occhio di Maria di Gesù è rimasto sempre puro, perché dall'occhio traspare l'anima, traspare quello che c'è. Traspare purtroppo anche un maggiore o minore contatto col peccato. Le persone purtroppo immerse nel peccato, quantomeno oggettivo, non hanno dei grandissimi occhi. Anche quando sono bellissimi come taglio e come colore,
Lo sguardo non è di cielo, non è bello. E magari occhi più feriali, più comuni, colore castano, taglio normale, quindi però belli, abbastanza puliti, puri, non maliziosi, non tenebrosi, non accigliati. Lo sguardo è una grande spia di quello che circola nella nostra anima. Ora, fin qui le conseguenze del concepimento immacolato in Maria, ma nell'opera della Valtorta troviamo anche sottolineate alcune conseguenze dello stesso privilegio nella madre stessa di Maria, in Sant'Anna. La celebriamo tra poco, Sant'Anna, ci manca poco il 26 di luglio, no? Tra 10 giorni, dice, considera, dice Gesù alla veggente, come il portare in seno una creatura esente dalla macchia, che è priva di Dio, di alla madre che pure l'ha concepita naturalmente, umanamente, attenzione, naturalmente, umanamente, ecco perché il privilegio dell'Immacolata Concezione è un miracolo di Dio, d'accordo? Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo, d'accordo? Ma lei, no, la Madonna non è stata concepita per opera dello Spirito Santo, è nata come nasciamo noi. Quindi un'intelligenza superiore, dice, che pure l'ha concepita naturalmente, umanamente, ci dia alla madre un'intelligenza superiore e ne faccia un profeta, il profeta della figlia sua che ella chiama figlia di Dio. Quindi portare in grembo una creatura del genere. Altra conseguenza sulla madre fu quella di non farle sentire il peso del suo stato fino a farle dire soltanto a Gioacchino. Dice, ma io non la porto, non ne ho sofferenza. Qui forse capiranno meglio le donne che sono state mamme, che hanno sentito il peso della gravidanza, un po' meno i maschietti, quindi io sono pure prete, ma tanto pure se non ero prete, pure se ero sposato, non potevo capire bene queste cose qui, perché queste sono cose che capiscono bene le donne, no? Dice, io non la porto, non ne ho sofferenza. È lei che porta a me su un sentiero azzurro e fiorito, come se io fossi sorretta da angeli santi e la terra fosse già lontana. Ho sempre sentito dalle donne dire che il concepire e portare è dolore, ma io non ho dolore. Mi sento forte, giovane, fresca, più di quando ti donai la mia verginità nella giovinezza lontana. Lo dico o non lo dico? Diciamolo, va. Ecco. I bei matrimoni secondo Dio. Donare la verginità dopo ad una sola persona reciproca, sia dell'uomo alla donna che la donna all'uomo, la prima notte di nozze. E che qualche giovanotto ci creda, lo mette in pratica, ancora qualcuno lo fa. Ricordiamo che la maniera più grande per sfuggire al male che dilaga, noi non possiamo farci niente, molte volte, fuori, ma possiamo dire di no. Possiamo chiamarci fuori. Fate quello che volete, io da questa cosa mi chiamo fuori. Io non la faccio. Applichiamo a tante forme di male, eh. Volete farlo? Buon viaggio! Io no, mi prendi in giro? Io no, mi perseguiti? Io no, mi metti al bando? Io no, perché quella cosa è male oggettivo o è percepita dalla mia coscienza come male e quindi io non la faccio. E non mi importa niente di quello che dicono gli altri. Mi importa di quello che pensa Dio e di quello che mi detta la mia coscienza. Perché ricordate che se tutto il mondo ti dice bravo e tu non stai facendo la cosa giusta agli occhi del Signore, tu bravo non ci diventi. E se tutto il mondo ti dice cattivo, cretino, che stai a fare? Tu stai facendo quello che Dio vuole, buono rimani. Buono rimani. La mia verginità è una giovinezza lontana. Figlia di Dio, dice Anna. Poiché è di Dio più che nostra questa che nasce da un tronco inaridito. Cioè la Madonna è nata umanamente, secondo gli scritti di Maria Valtorta, ma dopo che Anna è diventata sterile, cioè anche la Madonna si situa in quelle nascite importanti della Sacra Scrittura. Pensiamo a Samuele che nasce da Anna, sterile. Pensiamo soprattutto a Isacco che nasce da Sara. Pensiamo a San Giovanni Battista che nasce da Santa Elisabetta. Solo per dirne qualcuno, l'elenco non è esaustivo, eh? La Madonna è nata da Anna già avanti negli anni. Sfigata
sfiorita, lo dice lei. È di Dio più che nostra questa che nasce da un tronco inaridito. E sapete che una donna non è che ci vuole la scienza infusa per capire che è un tronco inaridito, una donna lo sa benissimo quando diventa un tronco inaridito, non c'è bisogno di dirlo durante la catechesi, no? Lo so pure io, quindi a livello teorico ovviamente. Alla sua mamma non dà pena, ma solo le porta pace e benedizioni, i frutti di Dio, suo vero padre. Maria, allora la chiameremo, le risponde Gioacchino, e fa alcune etimologie del nome di Maria, corrette. Stella del nostro mare, Miriam in ebraico, perla, felicità. Il nome della prima grande donna di Israele, Maria, chi conosce un pochino la Sacra Scrittura, era la sorella di Mosè e di Aronne, ovviamente. E ci sono le citazioni qui dei luoghi biblici, Esodo 15, 20, 21, dove si parla di Maria, no? Alla domanda se soffriva, Anna dava ancora questa risposta. Quindi attenzione, il nome di Maria, il nome più bello che ci sia, l'ha scelto Gioacchino, San Gioacchino. Ci sono arrivati, quindi gli ha ispirati la grazia. Di Gesù il nome l'ha detto l'arcangelo Gabriele, di Maria la grazia santificante operante in San Gioacchino. Alla domanda se soffriva, Anna dava ancora questa risposta: no, ma sento quella gran pace che ho sentito nel tempio quando mi fu fatta grazia di avere un figlio. Altro particolare degli scritti di Maria Valtorta. Loro l'hanno chiesta, la grazia di un figlio, impetrata, anche dopo l'età fertile. E l'hanno avuta. E che ho sentito ancora quando seppi di essere madre, è come un'estasi, un dolce sonno nel corpo, mentre lo spirito giubila e si placa in una pace senza paragone umano. Se mi risprofondo nel gustarla, essa sempre più cresce. È come se io salissi per gli spazi azzurri del cielo, non so perché da quando io ho in me questa gioia pacifica, io ho un cantico in cuore, quello del vecchio Tobia. Bellissimo il canto di Tobia, è spettacolare per chi vuole andarlo a vedere, Tobia 13, 1:23. Mi pare sia stato scritto per quest'ora, per questa gioia, per la terra di Israele che la riceve, per Gerusalemme peccatrice ora perdonata, ma non ridete dei deliri di una madre quando dico ringrazia il Signore per i tuoi beni e benedici il Dio dei secoli, che comincia a citarlo il cantico di Tobia, Sant'Anna, affinché edifichi in te il suo tabernacolo. Io penso che colui che edificherà nella Gerusalemme il tabernacolo del Dio vero sarà questo che sta per nascere. E penso ancora che non più della città santa, ma della mia creatura sia profetizzata la sorte quando il cantico dice, e dice bene Sant'Anna, la Chiesa infatti applica queste letture alla Madonna nelle messe in onore della Madonna. Tu brillerai di luce splendida, tutti i popoli della terra a te si prostreranno, le nazioni verranno a te portando doni. Adoreranno in te il Signore e terranno come santa la tua terra perché dentro di te invocheranno il grande nome. Tu sarai felice nei tuoi figli, perché tutti saranno benedetti e si riuniranno presso il Signore. Beati quelli che ti amano e gioiscono della tua pace, e la prima a gioirne sono io, la sua madre beata. Anna si trascolora e si accende come cosa portata da luce lunare, a gran fuoco e viceversa. Nel dire queste parole, delle dolci lacrime le scorrono sulle gote, né se ne avvede, e sorride alla sua gioia. Allora, volevo dire qualcosa anche su questo, no? Questo passaggio certamente è un passaggio di gioia di Sant'Anna, però, come sempre c'è sempre un però, dice Sant'Anna fondamentalmente che portare la Madonna nel grembo, non solo che non le ha recato nessun dolore, nessun senso di pesantezza, nessun travaglio, insomma, la gravidanza, anche io qui non sono una donna, però insomma, portarsi 9, specialmente nei mesi un pochino più avanzati, diventa un po' impegnativo, no? Un po'. Così, no? E lei niente, ma anzi le porta la gioia e le porta anche queste luci di discernimento e di comprensione dei passi della Sacra Scrittura. Allora, una cosa bella, è un argomento di riflessione per i devoti di Maria, no? Oggi è una festa mariana, quindi per
per tutti quanti i devoti di Maria, oggi è festa in ogni caso, d'accordo? Allora, tu dici, ho fatto la consacrazione a Maria, sono devoto della Madonna, ma numero uno, noi abbiamo imparato a stare con Maria. Qui purtroppo già, perdonatemi, molti fedeli, spero non chi ascolti queste parole, sanno stare poco con Gesù. E anche nel momento in cui maggiormente ci si dovrebbe stare, ossia quando si riceve la comunione sacramentale. Io questo fino a quando campo, a meno che non mi impazzisco, lo dirò in continuazione, allo scopo anche di sollecitare chi questo non facesse, di iniziare a farlo, che non è mai troppo tardi. Noi dobbiamo stare con Gesù, perché se tu stai con Gesù, impari, cioè i nostri dolori, le nostre pene, abbiamo parlato prima di tante cose, e a chi le andiamo a raccontare? Noi sentiamo sempre il bisogno di andarci a sfogare con le creature, che poi gli sfoghi quasi sempre si traducono in maldicenze. Di per sé il bisogno di andarsi a sfogare è semplicemente cercare qualcuno che condivida con me il peso di un dolore, di una sofferenza. Tutti lo cerchiamo. Ma chi va a condividere il peso del dolore? Con Gesù? Con Maria che non vede l'ora di prendere i nostri pesi. Li hanno già presi tutti. Cioè, la differenza è che se tu ti vai a sfogare un po' dinanzi al Santissimo Sacramento, ne uscirai sollevato, perché è il Signore che si prende parte dei tuoi dolori, è il Signore che poi parlerà al tuo cuore, ti suggerirà qualche pensiero consolante, ti farà sentire qualche carezza interiore e tu ne uscirai sollevato. Se ne vai a parlare con una creatura, quella capace che ci mette i carichi da 11 sopra, magari anche legittimi, d'accordo? Ma non esci sollevato, esci ancora più caricato, diciamo così, no? Caricato di stizza, di rabbia, no? A volte, di indignazione. Meglio parlare con Gesù e con Maria. Perché? Perché se a Sant'Anna portare Maria nel grembo, fatta sentire in questo modo, non sarà forse che se noi non possiamo metterci in grembo a Gesù e alla Madonna, quindi questo non lo possiamo fare, anche se, attenzione, siamo proprio sicuri? Nella comunione Gesù non è che ci viene nel grembo, però sicuramente entra dentro di noi, o no? Ce lo chiediamo mai. La comunione non è un gioco, non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Disgraziatissimamente, come tutti sappiamo, adesso è diventata regola che speriamo che presto finisca, insomma, no? Una volta era l'eccezione, adesso è diventata la regola, con tutte quante le vicende note che sappiamo. Prendere la comunione in mano. Speriamo che io auspico che finisca presto questa cosa, perché personalmente ho sempre avuto delle forti riserve, ma per che cosa? Cioè, dico, ragazzi, amici miei, io può darsi che mi sbaglio, poi se mi sbaglio, diceva San Giovanni Paolo II, qualcuno mi correggerà, ma io domando e dico, già è tanto difficile per tutti, anche per me, perché io non sono diverso dagli altri. Non c'ho nessun dono straordinario, non c'ho nessuna grazia, zero. D'accordo? Sono una persona normalissima. È difficile per tutti vivere la fede divina e cattolica, credere quello che la Chiesa crede dell'Eucaristia, ha sempre creduto e sempre crederà. Non ci stanno teologi o cose che non date retta a queste cose qui. Quello che la Chiesa crede dell'Eucaristia è stato cristallizzato ab aeterno nel Concilio di Trento.
E così resterà fino alla fine del mondo. Noi crediamo che nell'Eucaristia c'è la presenza vera, reale, personale, sostanziale, integra di nostro Signore Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, in ciascuna delle tue specie e in ciascuna parte di esso, anche il frammento minimo, purché visibile all'occhio umano. Quello è il, dice. Fino a dove è presente Gesù nei frammenti, quello che l'occhio umano può vedere, ma fosse anche un frammentino piccolo piccolo, se si vede, la Chiesa crede che lì è presente Gesù Cristo. Ora, le modalità esterne, io dico se posso, uno se, aiutano o non aiutano una corretta interiorizzazione di ciò che la Chiesa crede, anche per esprimerlo nell'unità personale che siamo noi. Noi siamo corpo e anima, non siamo solo anima, diceva, che se ne importa delle cose esteriori, tanto io ci credo. Per carità, speriamo, me lo auguro, d'accordo? Ordinariamente però l'unità dell'essere umano e anche la fede ha bisogno di essere espressa anche attraverso tante situazioni, no? Abbiamo visto recentemente inginocchiamenti vari anche durante eventi ufficiali. Io non sono molto informato, non so neanche, oppure chiesto a qualcuno, dico, ma perché fanno queste cose, non mi manca interessa neanche bene sapere, sono tutte le varie motivazioni. Io dico però che vedo, purtroppo, ho sempre vista, quindi non è cosa che riguarda la comunità dove mi trovo, non voglio offendere nessuno, quindi tutto il mondo è paese, ho visto spesso persone non inginocchiarsi dinanzi all'unico dinanzi a cui dobbiamo inginocchiarci. Inginocchiarsi è un atto di profonda mortificazione che dovrebbe essere fatto con gioia, dinanzi all'unico che se lo merita. L'unico che se lo merita è il nostro Signore. L'unico che se lo merita è il nostro Signore. Io non vedo tanto zelo. Poi certamente nelle parrocchie dove mi trovo, dagli oggi, dagli domani, rispiegalo, rispiegalo, ridillo, ridillo in tutte le salse. Qualcuno alla fine poi ti ascolterà, almeno qualcuno. Però si nota tanta trasandatezza. Allora, perché ti faccio tutti questi discorsi? Se tu stai con Gesù e se tu stai con Maria, anche tu ti sentirai più leggero, ti sentirai più sollevato, ti sentirai più tranquillo, avrai luce per il discernimento. E qui Sant'Anna si è messa a fare l'esegeta, l'interprete della Sacra Scrittura. Ma se tu con loro non ci stai mai, o poco, ti sentirai poco leggero. Guardate che in questi tempi, questi sono i tempi delle cappe, a mio avviso, oppressive, cioè l'aria che si respira intorno, non credo di sbagliarmi, cioè, poi almeno io questo è quello che percepisco, fuori di me c'è la cappa, come dire, c'è una sorta di, come dire, di oppressione, di cappi al collo, di aria pesante. Io ho sempre detto, che cosa possiamo fare alla cappa? Possiamo cambiare la cappa? No. Possiamo impedire alla cappa di opprimerci? Sì, e come? C'è la cappa, ma a me non mi fa né caldo né freddo che ci sia la cappa. Io non la sento. Per me è come se non ci fosse. Questo è possibile. Ma questo non ce lo diamo da soli.
Questo non ce lo diamo da soli, lo dicevo questa sera durante la Santa Messa, durante l'omelia della Santa Messa della Madonna del Carmine. Questo non ce lo diamo da soli. Non viene da noi, viene da Dio. Stai con Gesù, stai con Maria, parla con loro, dialoga con loro e fondi i tuoi affetti con loro, lodali. Solo Dio è degno di onore. La Madonna subordinatamente lo è, possiamo lodare Maria, in quanto è tutta di Dio, in quanto è piena di Dio. Poi basta però, gli esseri umani, lasciamoli perdere, d'accordo? Gli esseri umani non vanno lodati, non vanno idolatrati, vanno rispettati, vanno anche onorati. Se qualcuno fa qualcosa di buono e di meritorio, questa va riconosciuta e va apprezzata. Ma solo a Dio lode, gloria e onore per tutti i secoli dei secoli. Noi questo glielo dobbiamo esprimere, proprio esprimere, glielo dobbiamo dire. Cioè, i salmi ce lo mettono in bocca quello che Dio vuole farsi sentire dire da noi. Ma, fermo restando l'importanza fondamentale di pregare con i salmi, ma diglielo de core, capito? Perché i salmi certamente glielo dicono nel modo perfettissimo, ispirato da Dio. Ma il tuo cuore glielo dice a modo tuo. Tu glielo dici? Stare con. Concludiamo che siamo quasi arrivati alla fine. Anna non ebbe tortura di puerpera, ma estasi di portatrice di chi è senza colpa. Mamma mia, che belle che sono queste espressioni. Bellissime, no? All'obiezione, perché non dovete soffrire dal momento che anch'essa Anna fu figlia di Adamo? Gesù stesso dava questa risposta. Vi è chi dice: perché non dovettero soffrire nel generare e nel morire, poiché erano figli di Adamo? A costui rispondo: ma se per essere stato avvicinato da me nel seno della madre fu presantificato il Battista, figlio di Adamo, e concepito con la colpa d'origine, nulla avrà avuto di grazia la madre della santa, in cui non era macchia? Della preservata da Dio che seco portò Dio nel suo spirito quasi divino e nel cuore embrionale. Né mai se ne separò da quando fu pensata dal Padre. Fu concepita in un seno e tornò a possedere Dio pienamente nel cielo per un'eternità gloriosa. Annota su Dattiloscritti, Maria Valtorta: la gioia estatica del dare alla luce Maria predominò sulla naturale femminea sofferenza della puerpera, tanto che Anna dette alla luce senza ansie e crudezze proprie di quei casi. Allora, qui Gesù sta dicendo una cosa, un'altra cosa grossa, importante: la presenza della Madonna. Lui, sì, è stato lui a santificare, presantificare San Giovanni Battista nel grembo della madre, ma lui stava dentro Maria. Cosa sarà avere nel grembo la piena di grazia? Cosa sarà? E cosa accadrà di noi se vivremo uniti alla piena di grazia? Ecco perché il grande San Luigi Maria Grignon da Montfort, concludiamo con un doveroso omaggio a lui in una festa mariana, insegnava la vera devozione alla Madonna. Quindi consacrarsi, che più che darle quello che le si dà con quella consacrazione, non le si può dare, per cercare di inventarci qualcosa, per quanto possiamo, per raggiungere la massima unione possibile con lei in questo mondo e coltivarla. Perché anche a noi qualche cosa ce la darà, non dico troppo, insomma, qualche bricioletta,
ce la darà, ce la darà. Anche ti porta lo scapolare del Carmine, e le grazie della Madonna le riceve sicuramente. Ho detto oggi durante l'omelia, non è un gingillo quello, è una cosa grande, una cosa bella. Con questo si chiude questa sezione. La prossima puntata, speriamo che non passino di nuovo tutti questi mesi, cominceremo a vedere un altro capitolo meraviglioso, il corso della vita terrena di Maria e la sua verginità perpetua. Oh, vedremo la Madonna che era vergine anzitutto di spirito, che è la verginità più importante, ma che era vergine anche di corpo, ed era vergine prima, durante e dopo il parto. Sarà un'altra meravigliosa avventura da percorrere insieme, immersi nei mari di questa creatura assolutamente sublime e straordinaria. Che lei sia sempre benedetta, che ci copra col suo manto, ci doni tutte quante le grazie necessarie per affrontare serenamente, ecco, i tempi difficili che stiamo vivendo. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Grazie a chi ha seguito la diretta, grazie a chi ascolterà la differita, soprattutto grazie a Dio se da questo ne trarranno qualcosa di buono e di utile. A presto, amici miei.